Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Sentro Got Out of Hell. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'ottenimento dei nostri nuovi alleati. Oggi invece gli incarichi sono lealtà, 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 fai una pausa e basta. Io direi di fare una pausa perché aver trovato tutti questi alleati un po' mi è stancato. Vai nei bassi fondi. I hate Satan. Not interested. I got more shit to blow. Esatto. Just saying, I got a lead on where you can find a very nice chair. Non mi interessa avere una sedia. Ah beh, allora scusami. Dovevi dirlo subito, Dane. Prima le cose importanti. Eccoci, quasi arrivati. Ma prima mi devo occupare di questo. Vediamo se già riusciamo. 3, 2, 1. Fatto. Due cuspidi neutralizzate. Il che vuol dire niente missili in faccia. Grazie dei missili, a proposito. È incredibile che li ho distrutti tutti con una sola pedata. Ok, Dane, dove si trova la mia nuova arma? Fantastico. Grazie, Dane. Tu sì che sei un amico. Non sono sicuro che questa sia la poltrona giusta. Chi lo sa, forse è questa qui. Vecchio stile. Mi piace. La vita è bella. Ah già. La vita è proprio bella, soprattutto quando stai seduto comodo a sparare. On the one hand, hell. On the other hand, guilt-free murder. l'omicidio. Ah, ma i missili sono teleguidati. A parte che dove stanno andando? Questo non me lo ricordavo. Prende lo slot del fucile, il che ti dirò, per me è tutto di guadagnato. E visto che già ci siamo a questo punto, direi anche di potenziarla. Vediamo. Io punterei prima di tutto al danno. Ecco, fatto. Poi, ecco qua. La velocità di movimento è relativa. I missili invece possono essere utili. Vediamo a che velocità andiamo ora. Pa-pa-ra-pa, pa-pa-ra, pa-pa-ra-pa, pa-pa-ra-pa. Like a fishing vacation. Well, you kill the shit out of people. Ah beh certo, andiamo a fare le vacanze. Dove? All'inferno. Tra l'altro, visto che abbiamo appena trovato quest'arma, io vorrei cercare anche tre luoghi che ti sbloccano un'altra arma segreta del gioco. Segreta tra virgolette, mica tanto. Cos'è sto binocolo? Aspetta. Effetto all'ordinazione. Ok, facciamo l'ordinazione. I will have two number nines. A number 9 large, a number 6 with extra deep, a number 7, two number 45, one with cheese, and a large people soda. People jump the shark like it's a bad thing. Welcome to Tacos Malos, can I take your order? Dane? Dane, sei tu? Is that you? Yes, now keep your voice down before someone hears you. E chi ti deve sentire, scusami? Buys fast food in hell, it's a front. I've been stashing resources at the branches all over hell. Swing by all three and you'll have enough components to build a weapon. Ah, che bello! Non c'è tempo per i taco. No, no, io vorrei un taco. Visite tre taco malos. Ok, dove sono gli altri due? Eccolo qua. Fermati. Facciamo la nostra ordinazione, ovviamente seduti. Grazie. Ce ne manca solo uno ora. Tra l'altro in questa zona c'è una missione secondaria terribile. Devi farti come Sentro 3 tutta la... Ho visto il collo di Johnny spezzato. Devi farti tutta la mappa da una parte all'altra in una sola volata. Le odio quelle missioni lì, ti giuro. Ecco fatto. E addio la cuspide. Questo non è stato difficile da trovare, effettivamente. Sempre da seduti, andiamo a fare l'ordinazione. Sì, dammi il pezzo dell'arma. Grazie, ma è appena uscito uno da... Oh. Visite tre tacos malos, sette armi letali ed è... La versione arma speciali. Arma letale, la gola. Tempo di carica, velocità di raffreddamento e gittata della glassa. Vediamo. Quale lealtà potremmo fare per far incavolare Satana? Io direi di iniziare dalle gemelle perché potrebbero potenziarci l'esplosione.
Altro cuore di cuspide. Via. Ecco fatto. Altra cuspide. Via anche questa dalle balle. Sì che tanto ormai l'obiettivo principale, ovvero distruggi uno dei missili in volo, l'ho già fatto, quindi non mi preoccupo neanche di distruggerle. Anzi, faccio un favore a me stesso togliendole dalle balle. Ecco qua, un altro. Via anche questo. Comunque, dicevamo, eccoci arrivati dalle gemelline. Vediamo cosa vogliono dalla mia vita. Oltre a questo tomo che me lo prendo comunque. Allora, che cosa volete dalla mia vita voi due? Mia sorella e io abbiamo costruito la città e non lo Kilbane's down here somewhere. And when I find him, I'm going to break his neck. Ottimo! Tanto in realtà molte delle missioni che vogliono sono completa X missione, fai X cosa. Cioè, potrei anche semplicemente mettermi qui a cazzeggiare, in sostanza. Attiva l'altare con il potere scarica. Vieni. Fino al momento esatto in cui non arriviamo al momento in cui Satana ce l'abbia con noi. Ottimo, che potere abbiamo preso? Chi l'avrebbe mai detto che sarebbero apparsi dei guardiani? Va bene, allora assumiamo questo potere. Now you can send vengeful souls screaming at your enemies. Don't worry too much about aiming. The souls will know where to go. Ah, perfetto, aiming, eh? Ecco, fatto. Allora, facciamo. Ah, posso usare. Oh, che palle. Vabbè, allora aspetta. Facciamo così. Ecco, fatto. Madonna mia, vi devasto tutti l'esistenza ora. Madonna. Fatto bene a prendere subito questa poltrona. Ecco qua. Aia, qualcuno mi ha investito. Beccati questo. Madonna mia. Beccati un'altra di questa. Madonna mia. La poltrona è assolutamente una delle migliori armi di questa versione di gioco. Beccati questo. Becca di questo. Torna all'altare. Aspetta un attimo che ci arrivo. E ora il potere è ufficialmente mio? Ovviamente. Uff, tutto tuo. Completa gli altari. E ora mi faccio un po' di rifornimento di soldi e munizioni. Chi è venuto Satana a incontrarci? Emboldened by the power of song. Oh, Jezebel, ciao. Jezebel set out to find the one man that could save her from her impending nuptials. Fortunately for her, Johnny's trail of destruction wasn't too hard to follow. One night with any lover, but you have to punch a panda. Do you do it? Ooh, good question. Mr. Gat? Who are you? Well, I'm a... We're not doing that again. Oh, okay. I'm Jezebel. Good to know. What are you doing? Threatening you. You're not marrying the president. I don't want to marry the president. Perfetto. Wow. That was easier than I thought. My dad's making me do it. What now? Now I'm holding you hostage. You don't need to do this. Yeah, that's what hostages always say. No, like, you really don't need to do this. I'm here to help you. Ottimo. Yeah, but I already have the gun drawn, so, Are you kidding me? Maybe. Not sure yet. I'm kind of winging it. Can you wing it without the gun? Yeah, it's a comfort thing. Not for me. What do you want? For you to put the gun down. Get used to disappointment. You sound like my father. What? He's always telling me that life is about misery, not happiness. That dreams only exist to make people forget about their own mediocrity. Oh, che bello. Man, that's depressing. Being the devil's daughter sucks. What do you want? I want to punch my dad in the face. We're gonna get along just fine. Ah, sono diventati amici. Of course, Jezebel was speaking metaphorically, but
Johnny didn't like this. Jezebel was eager to help Johnny in any way she could, and vowed to find a way to sneak him into the palace. I bet. Johnny frowned at the seemingly arbitrary amount of time required for Jezebel to find a way to sneak him in. But he accepted the fact that without traditional missions, this was the best way to further the story. Già, dobbiamo continuare a fare missioncine del capo, se ve lo siete chiesti. Che tra l'altro, siamo già... Oh, Christian, siamo già praticamente quasi alla fine e non abbiamo fatto nulla. We have your friends, mortal, and they will writhe until the screams okay, fate pure. No longer please us. Hang tight, Dane, I'm coming. Salva Dane, va bene, arrivo amico mio. Dane, sto arrivando a salvarti. Fuck! Oh, don't mind me, just feel free to kill these bastards. Ecco fatto, aspetta un secondo. Non sto pianificando di morire. Beh, è stato semplice. God, that was worse than drinking well bourbon. Way to keep things in perspective. Thanks, man. Di nulla. Salva Barba Nera. La madonna. Eccomi, Barba Nera. Aspetta. You goddamn right there. Becca di questo. Eccomi. Ecco fatto, when tutto a posto. Over, I don't suppose you'd be interested in sharing some rum. Fuck yeah, I am. Ah, grazie Barbanera. Salva Shakespeare. E che cacchio. Via la cuspide. Shakespeare. Lights up. Lasciatelo in pace, the stronzi. Painfully having his soul ripped free. Aspetta, facciamo così. Aia. Vabbè. For a death that will never come. Ecco I'm fatto. Non posso. Bill, but you gotta stop fucking monologuing. Go. Preso. Oh, calmi! Bastardi! Yeah! Sto per crepare, sto per crepare! Salva Shakespeare. Aspetta un attimo che... Questo può essere un problema se la vita è così bassa. Allora, fermo. Preso, aspetta che ti prendo di nuovo. Non scappare, stai buono là. Preso in testa. Madonna mia, l'abbiamo rischiata tremendamente. Abbiamo rischiato la morte, ma proprio brutta qua, Shall be my brother. Fuck yeah, Henry V. B. Fifth. Ecco fatto. E immagino che ora dovremo salvare le gemelle. Aspetta, qua facciamo l'acrobazia figa. Come se non lo sapevo che era lì. Ecco, ovviamente, salva le gemelle. 1800 metri. Minchia, un po' più lontano. Cavolo, il cluster qua di questo capitolo mi sa che sono un filino più difficili da prendere. Sono un filino un po' più difficili da prendere. Mi sembrano un po' tanti rispetto a quelli che erano nel 4. Aspetta, metto qua. Ecco fatto. This reminds me of that one time I killed a lot. Aspetta che c'è anche Dex da fare fuori. Dex, dove sei? Bastardo. Ecco fatto, uccidi Dex. Ed ecco qua le gemelle. You hurt my sister, so help me! I'm coming, Kiki. You can't make me bake. Ecco fatto, uno preso, due presi, tre presi. Ecco fatto, tutti morti. Aspetta, mettiamo questo. Tirati su tu. Kill all those motherfuckers. Uccidili tutti. Thanks. Listen, about the syndicate trying to kill you. Don't worry about it. Besides, I'm still alive. You died on Earth. I figure that's a wash. Makes sense. Penso che vada tutto bene.
Ecco fatto. Chi manca da essere prosciugato? Salva Vlad, è vero, mancava lui. Ed ecco lì anche Vlad. Aspetta che arrivo. Uno, andato. Due, andati. Ne manca solo uno. Ecco fatto, perfetto, torna su anche tu. There is much work to do. You're telling me. Duh. You know, this should be an annual thing. Like a fishing vacation. Ah beh. Kill the shit out of people. Giustamente. Beh, vediamo a che punto siamo con l'incazzatura di Satana. Cavolo, siamo già a metà dell'ultima barra, ma il problema è che questo titolo veramente dura pochissimo. Cioè, detto sinceramente, adesso ci mancano due missioncine secondarie, tre, per finire già la lealtà delle gemelle. Il che è un problema, perché veramente non ti fa durare nulla il gioco, eh. Cioè, io adesso le faccio perché almeno così le abbiamo dalla nostra parte totalmente, ma questo gioco lo puoi veramente finire in zero tempo, eh. E visto che i soldi ce li abbiamo, ci compriamo questa qui da 100.000. Ecco fatto. Ci compriamo anche i due mitra, perché è un'abilità sempre utile. E ci salutiamo qui. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.